gioco, sono i diritti fondamentali del nostro paese, dovrebbero essere fatte ragionando, possibilmente magari mettendo insieme le forze politiche consapevoli, cosa che non è successo per varie colpe e non è solo colpa della destra che questo non è successo. Tu lo sai bene che quello che a te piace molto, che il Nazareno, non è saltato non solo per colpa di Berlusconi, ma è saltato anche e soprattutto per colpa di Renzi. Perché quando tu sei leader del partito di maggioranza e sei leader del governo, devi volere l'accordo sulle regole del gioco, sulla Costituzione, con le unghie e con i denti. Non lo fai saltare per aria per una telefonata, perché se fai questo vuol dire che non sei un leader maturo, sei un leader infantile, se blocchi un processo così importante. Oggi avremmo fatto una riforma costituzionale migliore, non saremmo andati al referendum perché ci sarebbe stato 2/3 del Parlamento. E oggi quella cosa non è successa e spacca il paese in due. E chi discute di merito? Nessuno, solo Zagrebelsky. E fa vincere il sì, perché si discute in quel modo di... Allora.